Il tema di oggi è un po' una sfida, perché non è un tema piccolo. Trasformare la sofferenza nelle relazioni. Parlare della sofferenza è sempre abbastanza delicato, senza andare in depressione, senza metterci già è sera, facciamo fatica. Però è molto importante condividere il fatto che la sofferenza è una dimensione che appartiene a tutti noi. La sofferenza è una realtà, è un dato di realtà, è una condizione dell'essere umano. Quindi cercare di evitare di parlarne o di affrontarla è un po' come fare un po' lo struzzo, ma non lo struzzo che sente chi sta arrivando perché mette l'orecchio sulla terra, ma lo struzzo che non vuole vedere. Quindi il primo assioma dal quale dobbiamo partire è l'inevitabilità della sofferenza nella condizione umana. E quando dico trasformare è perché la sofferenza umana è inevitabile nella parte di base, ma la maggior parte della sofferenza è aggiunta da noi, quindi è assolutamente inevitabile. Che cos'è che crea sofferenza nella vita? Che cos'è che ci crea sofferenza? Qual è la causa della sofferenza? Da dove viene la sofferenza? Viene in mente qualcosa? Da dove viene? Dal dispiacere. Ok, dai dispiaceri. Dalla mancanza. Dalla mancanza, dai nostri pensieri. Dispiacere dalla rabbia, quindi dalle emozioni. Quindi la sofferenza nasce dentro di noi ed è misura, diciamo così, un po' la differenza tra ciò che noi pensiamo che dovrebbe essere e ciò che è. È interessante perché se voi guardate gli animali, potete vedere come reagiscono alle condizioni di difficoltà, di sofferenza, anche quelle di rabbia. C'è una reazione immediata e poi nel giro di brevissimo tempo la reazione si esaurisce e viene come dimenticata. Per questo è stato molto prezioso per me l'incontro con questo essere, che non l'ho detto bene, ma lui si chiama Kailash ed è il cane con il quale vivo. E mi sono accorta, questa è la prima esperienza che ho fatto con un animale, in realtà ho anche una gatta. E la cosa di cui mi sono resa conto era quanto io mi preoccupavo ogni volta che lo sgridavo. Mi preoccupavo che ci rimanesse male, dopo mi avvicinavo parlando. Invece mi sono resa conto molto velocemente che lui se l'è già dimenticato tutto. C'è un racconto molto chiaro che fa Eckhart Tolle, che è una grandissima guida attualmente vivente, di cui vi consiglio i libri, vi consiglio anche di guardare le sue conversazioni anche su internet. Se volete dopo, se volete avvicinarvi, vi scrivo anche i titoli dei libri e il nome in modo molto chiaro. E lui racconta nel suo libro più famoso, che è un libro molto tradotto, Il potere di adesso, racconta dell'osservazione che ha fatto di Beatrice e dice così: ho raccontato la mia osservazione su due anatre che dopo uno scontro, che non dura mai a lungo, si separano e se ne vanno in direzioni opposte. Poi ognuna delle due sbatte vigorosamente le ali un paio di volte e così rilascia il sovrappiù di energia che si era creato durante lo scontro. Dopo che hanno sbattuto le ali, riprendono a nuotare pacificamente, come se niente fosse successo. Più o meno come noi, no? Se l'anatra avesse una mente umana, manterrebbe vivo lo scontro, pensando e costruendoci solo una storia. Questa potrebbe essere, per esempio, la storia dell'anatra. Non riesco a credere a quello che ha appena fatto, è entrato nel mio territorio per più di 10 centimetri. Pensa che questo stagno sia suo. Non ha considerazione alcuna per il mio spazio privato. Non mi fiderò più di lui.
La prossima volta troverà qualcos'altro solo per darmi fastidio. Sono sicura che sta già complottando qualcosa. Gli darò una lezione che non dimenticherà. E avanti di questo passo, la mente racconta le sue storie, ancora lì a pensarci, a parlarne per giorni, mesi e anni. Per quello che riguarda il corpo, chi di voi rappresenta il primo incontro sulle emozioni può ricordare, no? Abbiamo detto che le emozioni sono la manifestazione nel corpo dei pensieri. La lotta sta ancora continuando, l'energia che genera in risposta a tutti quei pensieri e le emozioni, a sua volta genera ancora più pensiero. Questo diventa il pensiero emozionale dell'ego. Ecco come diventerebbe problematica la vita dell'anatra se avesse una mente umana. Ma questo è il modo nel quale la maggior parte degli esseri umani vivono tutto il tempo. In natura, una sovrapposizione di spazi indebita, un contrasto è prevedibile, è presente. E dà un minimo di dolore, fastidio, di ribellione. E questo noi lo potremmo chiamare dolore. Ed è quella parte di esperienza sgradevole che è difficilmente evitabile. Poi che cosa facciamo noi esseri umani? Che a differenza degli altri animali siamo dotati di un pensiero, di una mente pensante. Noi ci impegniamo immediatamente a costruire una storia sulle esperienze che abbiamo appena fatto. Questo perché noi traiamo dalle relazioni che abbiamo, soprattutto quelle iniziali, informazioni su chi siamo noi. Quindi ogni tipo di relazione che costruiamo è molto importante, perché non ci parla dell'altro, ma noi mutuiamo l'informazione per ricavare chi siamo noi e quindi quanto valiamo, quanto siamo degni d'amore, quanto possiamo sentirci al sicuro, quanto ci possiamo fidare dell'ambiente circostante. Quindi traiamo dagli altri informazioni determinanti per il nostro benessere. E sulla base di quello appunto ci costruiamo delle storie. La maggior parte della sofferenza deriva dal grande magazzino della memoria, dai confronti che noi facciamo, dalle aspettative che ci creiamo sulla base delle esperienze che abbiamo avuto, quindi di nuovo dalla memoria. Quindi la sofferenza non è legata alle emozioni che proviamo, ma a quanto noi ci affezioniamo, ci attacchiamo e identifichiamo con le emozioni. Quanto le facciamo nostre, come se fossero qualcosa che dice davvero chi siamo noi. Quindi incontriamo delle persone che magari sin da piccoli hanno vissuto magari in un contesto nel quale non si sentivano sicuri, perché non era così prevedibile, e quindi la lettura è: devo stare attento a quello che succede lì fuori, perché sono pronti a imbrogliarmi. Quindi ogni volta in cui io costruirò una relazione, il mio approccio sarà condizionato da un'idea, da un pensiero. Quindi in realtà noi viviamo molto poco collegati con ciò che sta succedendo adesso. Quello lo fanno i bimbi. Più andiamo avanti, più stocchiamo delle informazioni nel grande magazzino della memoria e immediatamente, appena vediamo un'esperienza, facciamo riferimento a quel magazzino per interpretare che cosa sta succedendo, per capire. Quindi, in 2 secondi, passiamo dal presente al passato, non siamo più qua. E quando siamo nel passato andiamo a ricordare
racconto che cosa è successo, per tirare fuori delle informazioni sul futuro. Quindi ci costruiamo un'idea di ciò che potrebbe succedere sulla base di ciò che è stato filtrato dal significato che noi attribuiamo a quell'evento, che è solo un eco di un'esperienza che abbiamo già avuto in una situazione in cui da bambini eravamo in uno stato di assoluta dipendenza. Quindi noi continuiamo da adulti, in modo molto spesso inconsapevole, a utilizzare gli schemi difensivi che abbiamo dovuto, siamo magari anche riusciti a strutturare, a utilizzare per nostra fortuna, quando eravamo bimbi. Mascheriamo queste modalità in modo adulto, quindi ci costruiamo sopra, diciamo così, un trucco, un'apparenza, una forma che dà l'idea che agiamo in modo maturo, ma in realtà ciò che ci spinge, che ci sta attivando sono ancora quelle memorie. Quali tipi di memorie sono? Sono tutte le memorie delle situazioni in cui l'emozione era talmente forte che non potevamo viverla tutta, attraversarla tutta. Era come trovarsi davanti a un fiume troppo profondo, troppo ampio, per cui l'abbiamo messo lì dicendo che questo per ora non lo attraverso. È rimasto un non attraversato, un'esperienza non attraversata. E quindi tutte le esperienze non attraversate noi diciamo le stocchiamo, le mettiamo lì, è un po' un folder che ho io sul computer, che si chiama, una cartella che si chiama da fare. Sono circa 15 anni che ce l'ho lì, l'ho solo riempita e evidentemente non c'erano cose così importanti. È la cartella del cose da fare, in sospeso. E quando è che andiamo a vedere quella cartella lì? Non ci andiamo quasi mai. In modo consapevole ci veniamo proiettati dentro, trascinati dentro, assorbiti dentro quando succedono delle situazioni simili. Ma lo facciamo perché l'emozione ci attira e non in un da uno stato di presenza, ma uno stato già di confusione, in uno stato in cui abbiamo già l'emotività molto mossa, quindi non siamo in grado di attivare ciò che cura. Che cos'è che cura la sofferenza? C'è un'unica cosa che cura davvero la sofferenza, che è la consapevolezza. È accendere la lucina, portare luce nelle zone di buio che sono state compresse, perché poi sono state anche zippati questi file. Faccio finta di essere uno qui. So tre parole, ma quelle so quando usarle. Quindi questi file, per tenere meno memoria, sono stati zippati, quindi non ne abbiamo più neanche tanto chiarezza. Quindi dicevamo, quando avvengono degli eventi, relazioni, come dire, hanno lo stesso sapore, si riapre il contatto con quelle ferite. E noi continuiamo a riviverle esattamente come se fossimo bambini o bambine che non possono attraversarle. Anche da adulti lo rifacciamo. Non sappiamo che possiamo attraversarlo perché siamo nella memoria, quindi riattiviamo le stesse modalità. Le strategie che hanno funzionato per non farci sentire quella sofferenza le torniamo a utilizzare. E così continuiamo a dare forza a quella paura, a quella rabbia, che poi si trasforma e non riusciamo a capire bene da dove arriva. Ha solo delle cose in comune. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che così, da piccola, io abbia vissuto una situazione in cui
assistevo a scene in cui mio padre minacciava molto spesso di lasciarci. Me ne vado, se fai così, anche magari non direttamente con me, con mia figlia, ma con mia madre. Allora, io da bimbo non posso vivere l'esperienza di angoscia che mi dà la possibilità di continuamente di stare nell'esperienza di vivere questo abbandono. È troppo dolorosa. Quindi la stocco come esperienza ed è come se non la attraversassi così tanto emotivamente. La metto nel magazzino. Questo che cosa crea? Il fatto che attorno a questo magazzino si formano delle mura di difesa, perché non voglio entrare in contatto con quell'esperienza, è troppo dolorosa. E quindi ci cominciamo a costruire intorno delle mura. E quindi mi allontano da tutte le esperienze che possano assomigliare a quella. Quindi, per esempio, posso anche decidere di non costruire delle relazioni intime, perché così mi tutelo dalla possibilità dell'abbandono, per esempio. Oppure posso, in ogni relazione, quando comincia ad assumere una tonalità più intensa, comincia a salire la paura, di cui non mi rendo conto, e allora a un certo punto lascio io, chiudo. Per evitare di vivere la possibilità di essere lasciata, magari che non è neanche successa, ma l'ho vissuta in quel modo lì, posso cercare di evitare di trovarmi in situazioni simili. Oppure potrei anche ricavare le informazioni che degli uomini non ci si può fidare perché ti lasciano sempre. Quindi in realtà quello che vivo io con sofferenza è l'interpretazione, è ciò che io ho capito in una fase in cui ero ancora molto capace di fare delle fantasie. Il tipo appunto di letture di storie che mi sono raccontata, perché magari sentivo mia madre che commentava: sì, vedi, degli uomini non ci si può fidare, quando conti su di loro, informazione presa. E non è detto che io appunto dopo, sì, mia madre diceva così, no, quell'informazione lì entra dentro e comincia, se io non ne sono consapevole, comincia a funzionare. Comincia lei a decidere come io mi attivo, che cosa faccio, che cosa, come mi muovo, i miei comportamenti. Quindi siamo, la maggior parte delle informazioni che abbiamo dentro non sono presenti nella nostra dimensione della consapevolezza, lavorano dall'inconscio e continuano a creare realtà in ogni relazione. Tanto che più creiamo relazioni intime, in quelle più intime, quindi con il compagno, la compagna, le amiche più intime, gli amici più intimi, all'inizio tutto bene, no? Ho trovato la persona perfetta. Caselli direbbe forward, vedo il veloce, vuol dire metto avanti il nastro, di 3 mesi, 4 mesi, cominciamo a vedere che c'è qualcosa che può scricchiolare un attimo. Un anno dopo la persona, che è quella che secondo noi era la più meravigliosa, quella che ci garantiva la felicità per la vita, può diventare la persona con la quale noi soffriamo di più. E questo perché? Perché è il suo compito. Perché entrando nell'intimità e quindi avvicinandoci di più, cominciamo ad aprire, ad entrare in contatto con la scatola di ciò che è stato messo sotto, col magazzino, il grande magazzino della memoria. Quindi cominciamo a proiettare sull'altro tutte le sofferenze, i dolori, i non detti, che non abbiamo attraversato. C'era questo film famosissimo, La guerra dei Roses, che rappresenta un finale piuttosto drammatico, che non è quello che per fortuna fanno tutte le coppie. Però, diciamo che a volte seguendo anche delle coppie, quando gli si chiede di raccontare come si sono conosciute, si guardano come entrare in un'altra vita. Sì, non è l'inizio, infatti. Ok? E io vi introduco adesso un concetto che per me è stato molto prezioso, molto. Ed è un concetto di cui parla anche
Eckhart Tolle, che sostiene che tutto il magazzino di sofferenza non attraversata, perché non eravamo in grado, quindi un meccanismo che è salutare, un meccanismo che funziona, tutta la sofferenza, vi dicevo, non vissuta, viene stoccata e comincia a costituire un corpus, proprio un corpo di sofferenza, un corpo di dolore, che noi tentiamo di tenere fermo, di tenere bloccato. Tutti noi abbiamo un po' di quel corpo, tutti noi abbiamo un corpo di dolore. Ed è un corpo, qual è la differenza però tra di noi? Che in qualcuno è più attivo e in qualcuno è meno attivo. Però anche chi da poco attivo, se viene toccato nei punti giusti, può a volte esplodere. Ci possono essere persone che sembrano molto equilibrate, tranquille, già diciamo così risolte, che magari vivono un'esperienza particolare e possiamo avere davvero l'esperienza del dottor Jekyll e Mr. Hyde. E quindi un'esplosione inaspettata, nessuno poteva mai prevedere una cosa del genere e viene fuori una sorta di mostro. Ed è tutto il represso che anche la persona stessa magari poteva non conoscere, non essere a conoscenza di quel vulcano che stava lavorando sotto. Questo perché manca la consapevolezza. Non passiamo del tempo ad aspettarci. Passiamo al tempo a cercare di costruire i muri per difenderci dalla sofferenza. La sofferenza, oltre ad essere inevitabile finché non diventiamo consapevoli, è la più potente guida che abbiamo. È l'inizio. Ci dà talmente fastidio che ci costringe a fare qualcosa. Quando è che si inizia a fare un lavoro su di sé, a cercare di conoscersi? Ma tu parte di conoscere perché si soffre. Quindi qualcuno direbbe: sorella sofferenza. Cioè la sofferenza viene a stanarci dalla finzione, dall'illusione, da tutta la parte che noi abbiamo strutturato e costruito che evita il contatto con ciò che c'è dentro. Quindi la sofferenza è un'amica. Più la vogliamo evitare e non la vogliamo attraversare, più lavora da sotto e creerà realtà. Faccio un esempio. Se sto vivendo un lutto, quindi ho perso una persona cara, e arriva molto dolore e molta sofferenza, e per evitarla, io comincio a uscire a tutti i costi, cercare di conoscere qualcuno immediatamente che sostituisca la persona, da lì a pochi giorni, poche settimane, oppure mi anestetizzo con dei farmaci, con l'alcol, ci si può anestetizzare con tantissime cose e non attraverso quella sofferenza che si accumulerà dentro da qualche parte, anche nel corpo, anche a livello fisico. È molto importante darci il permesso di stare con lei, perché se non troviamo una relazione di accoglienza, quindi non le facciamo spazio, agirà in qualche altro modo. Uno dei modi più frequenti è quello di cercare di suscitare il corpo di dolore delle altre persone. Lo facciamo continuamente. Quando siamo arrabbiati, se noi siamo consapevoli davvero e vediamo quali pensieri stiamo facendo, a volte è incredibile, vediamo che c'è una parte di noi che è alla ricerca di qualcuno col quale scaricare la nostra rabbia, qualcuno a cui far sentire che cosa stiamo vivendo. Se davvero fossimo attenti ai pensieri, potremmo renderci conto di quanti pensieri facciamo che hanno come scopo quello di, o come scopo partono dalla anche una sottile, molto sottile voglia di fare
un po' di male a qualcuno. Non arrabbiatevi, non prendetelo sul personale, quello che sto dicendo. Però è un'esperienza che anch'io ho fatto. Quando ho cominciato a diventare un po' più sensibile e a bloccare la mente, vedendo i vari passaggi che stavo facendo, senza vedere solo il prodotto finale, sono buona, voglio bene, mi sono anch'io resa conto che c'erano dei pensieri che passavano e dicevano: io ho pensato davvero questo, io penso queste cose, non è possibile. Però è importante, è molto importante sentire i pensieri che stanno passando lì, perché quei pensieri lì producono un'emozione. Se noi non ci rendiamo da dove partono, conto di dove partono, viaggiamo. Quindi il percorso di consapevolezza è un percorso di auto-osservazione, dove impariamo a dare vita, a dare forza a un osservatore che si rende conto dei pensieri che stanno attraversandoci e anche delle emozioni che ci stanno attraversando. Altrimenti che cosa succede? Che noi siamo in balia. I pensieri e le emozioni ci usano per farsi largo e manifestarsi. C'è chi dice che i pensieri e le emozioni esistono a prescindere da noi, cioè sono delle sorte di entità, delle stazioni radio con le quali noi ci possiamo sintonizzare oppure no. Quindi è come se in questa stanza ci fosse la rabbia, ci fosse la paura, ci fosse il fastidio. E in base al pensiero che noi facciamo, il pensiero che cos'è? È un tuner, è il sintonizzatore. Paura, comincia tutta l'esperienza della paura. E ci vengono in mente anche le relazioni per le quali abbiamo provato paura. L'altra sera è stato interessantissimo perché ero a casa da sola, casa in montagna, e ho voluto, non guardo mai un film, non ho una TV da molti anni, guardo su YouTube se c'è un qualche film che posso scaricare, voglio vedere un film. Allora ne ho visto uno che parlava anche dell'ecologia, dobbiamo vedere questo. Dopo 10 minuti ho sentito che il mio cuore stava aumentando le palpitazioni. C'era uno che stava, era calato giù con una fune da questo ghiacciaio bellissimo, stava cadendo, il mio cuore, e ho visto che ho cominciato a girarmi intorno a guardare se avevo chiuso gli scuri. Ma cosa c'entra? È in una scatola, parlano della calotta polare, non è tanto vicino a dove abiti tu, cosa c'entra? Cosa è successo? L'immedesimazione, perché noi abbiamo i neuroni a specchio, che sono quelli che favoriscono anche proprio il passaggio empatico, mi mettono in contatto con quello che vedo dall'altra parte, io posso sentire un po' di quello che sta sentendo. Ah, io vedo scariche di adrenalina, era chiarissimo. Scariche di adrenalina, il mio corpo come le legge, come paura, c'è pericolo. E allora che cosa fa la mia mente? Cerca di vedere intorno quali sono i possibili pericoli. E porta qua un'esperienza che riguarda un attore che sta recitando dentro quella scatola lì. Un film. No. Quindi, e allora ho detto, ok, in questo momento, se posso, se vedo e riconosco cosa sta succedendo, mi sento che il cuore sta aumentando, se mi sono resa conto che mi stavo guardando intorno, che era buio, ma forse è meglio che chiudo gli scuri, cosa che non vado, qui non vado. Vado a letto, ma prima non è che mi metto questo pensiero. Ma guarda te, e ho capito il meccanismo, la cosa che si stava attivando, indipendentemente dalla mia volontà. Era così, era un default. Allora, quindi a quel punto lì io ho cominciato a pensare. Prima io non stavo pensando, era il pensiero che mi pensava. Era il pensiero che mi stava attraversando, non ero io che lo pensavo. Noi usiamo la parola pensare in modi molto liberi. Io penso è un atto volontario. Noi dovremmo dire la maggior parte delle volte io sono pensata. Ci sono dei pensieri, io sono in questo momento, sono pensata da questo pensiero.
potremmo dirlo come io respiro, no, sì, respiro è un attimo volontario, è anche volontario, è un attimo volontario. La stessa cosa, io penso esattamente come respiro, va di default. Però io posso, a un certo punto, se mi sveglio, mi accorgo di ciò che sta succedendo, mi sveglio, mi rendo conto e lì attivo la presenza e la consapevolezza. Ed è il momento in cui io posso decidere. Lì sì che io posso iniziare a pensare. Ascolto, sento cosa succede e valuto. Sento, ok, Monica, presenza, sei uscita, respiro. E quindi mi ricollego al mio respiro. Presenza, sono qui. Respiro. In questo momento ho bisogno di sospendere la visione di questo film. Perché sta attivando delle cose che io non voglio in questo momento. Non sono pronta. Tenete presente che davvero guardare la TV è una cosa per illuminarti. Cioè, per permetterci il lusso di guardare il telegiornale, dovremmo essere il Dalai Lama, il Papa o qualche altro, il Bhak Chopra o qualche Tolle, cioè tanto sotto non ci possiamo andare, non lo possiamo fare, perché partono questi richiami in automatico. Quindi lì, allora in quel momento lì io ho pensato e ho deciso, allora calma, mi risento e ho preso un libro a caso, un libro dei miei, e ho letto qualcosa del libro. Dopo 5 minuti sono tornata lì. Ho detto, ok, adesso posso da questo stato guardare che cosa succede mentre riguardo, continuo a guardare un altro pezzettino di film. Io ho deciso. Quindi, prima no, l'emozione è partita. Se in quel momento una persona mi avesse telefonato, fosse entrata dalla porta, la mia quantità di adrenalina, di tensione era alta, quindi ne avrebbe avuto un, come dire, ci sarebbe stata una ripercussione anche nella relazione, indipendentemente dal comportamento dell'altro. Bastava il gatto che saltava, avrei fatto. Quindi una stessa cosa, un'altra situazione, quindi mi conosco, sono in contatto con me, perché la relazione più importante, questa è una frase tra loro, la sofferenza, non questa è una frase tra loro, il titolo, trasformare la sofferenza nelle relazioni, la prima relazione è quella con noi. Se entriamo nelle relazioni con gli altri, quando prima non abbiamo costruito un ponte con noi, quindi per entrare nella presenza, è come metterci vicino a un'altra persona messa così, con un piede in avanti. Siamo squilibrati, non stiamo in piedi solidi. Quindi ci appoggiamo al lato, oppure lo tiriamo, proiettiamo continuamente. E attribuiamo all'altro le colpe magari di quello che sta succedendo. C'è un altro passaggio che ci siete riusciti a seguire anche questa parte di lettura. E diciamo un'altra cosa che voglio dire prima è che il nostro corpo di dolore, in quanto corpo, che cosa fa? Che cosa fa il nostro corpo? Di cosa ha bisogno? Di nutrirsi. Quindi periodicamente o in situazioni particolari deve cercare della sofferenza. Se guardiamo appunto la televisione possiamo renderci conto che è una grande somministratrice di sofferenza. Provate a pensare anche ai programmi che ci sono a volte al pomeriggio. Cioè, se c'è un programma dove va a finire bene, non lo guarda mica nessuno. Ma è stato dimostrato. Hanno fatto delle riviste dove davano le buone notizie, ma non vedevano niente. Perché di cosa cerchiamo noi? Il trauma. Perché è bello incontrare una persona e raccontargli il trauma. È successo a questo, è successo a... Ma sai, da buon, davvero? Ma sì, ma sai che anche l'altro... Da, 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 da. Oh.
andiamo in casa e accendiamo, ce n'è per tutti i gusti. E c'è una bellissima cosa, che un aneddoto di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin racconta una barzelletta in un gruppo e tutti ridono. Poi che cosa fa? La racconta un'altra volta, la stessa barzelletta, la seconda volta. Alcuni ridono e altri no. E che cosa fa Charlie Chaplin, che era un mattacchione, una di quelli? La racconta per la terza volta, nessuno ride. Allora Charlie Chaplin dice: adesso mi dovete spiegare com'è che alla terza barzelletta non ridete più, quando le cose che vi fanno soffrire ve le raccontate da anni e ci state ancora male. Cioè, com'è che la cosa che ci fa ridere dura massimo due volte, dopo non ridiamo più, e la cosa che ci fa piangere, ce la possiamo raccontare, ci possiamo svegliare tutte le mattine e rivivere la stessa storia, raccontarcela tutto il giorno e andarci a letto con la stessa storia, di quell'amica che mi ha detto, di quell'amica che mi ha fatto, di quello sgarbo della mia collega. Posso vivere, non sono attore con un mio collega, posso viverci 24 ore, perché me lo sogno pure di notte. C'è quella bellissima storia dei due monaci zen, non so se l'avete sentita, due monaci buddisti. Sapete che i monaci buddisti, quelli della tradizione Theravada, la più ortodossa, non possono avvicinarsi alle donne, non possono toccarle. E allora c'è questa storiellina dove questi due monaci stanno camminando, il più giovane e il più vecchio, e sono vicini ad un piccolo fiumiciattolo e devono passarlo, devono guardarlo. Arriva una ragazza e fa per mettere i piedi dentro, però tira indietro perché ha un po' di paura, poi si sporcherebbe la veste. E allora cosa fa il monaco più vecchio? Va da lei, la prende su e poi la porta dall'altra parte del fiume, nell'altra riva, e poi continua il suo cammino. Il monaco giovane guarda, poi segue e arrivano al monastero. E alla sera il monaco giovane dice: adesso mi devi spiegare che cosa hai fatto, perché sai benissimo che è una cosa che non si fa, dovresti darmi il buon esempio. E il monaco anziano lo guarda e dice: perché? Mi riferisco alla giovane che ho preso in braccio oggi per farmi passare il fiume. Per 30 secondi, tu te la stai portando dentro tutto il giorno. Quindi noi abbiamo, importante renderci conto, questa tendenza ad affezionarci a ciò che produce sofferenza. A noi i drammi piacciono tanto. Ce li raccontiamo, quando ci succede, quando ci sentiamo vittime, a volte abbiamo bisogno di raccontarli all'infinito. Io lo vedo, io lo faccio. Se mi succede una cosa che... Devo parlarne. Poi, calma. Che cosa sto facendo? Che cosa sto alimentando? Sono davvero io che sto scegliendo di pensare a questa cosa? O è il pensiero e il ricordo che mi sta pensando? Posso decidere che cosa pensare? Posso imparare a governare? Posso imparare a fare silenzio? Posso imparare a fare spazio? Un'immagine che mi ha colpito molto è quella che viene data della nostra mente, come una mente che più andiamo avanti negli anni, più diventa una stanza piena di mobili. Quindi non si riesce neanche più a passare. Tanti pensieri, tante idee abbiamo sulla vita, sul mondo, sugli uomini, sulle donne, sui giovani, sui vecchi, sul tempo, sulle stagioni, su quel paese lì, su quell'immigrato lì, pieni di idee, siamo tutto, non c'è spazio. Se siamo pieni di idee, non possiamo ascoltarci, non c'è spazio, non c'è respiro, e infatti il nostro respiro si blocca, siamo contratti, perché siamo talmente pieni che non
c'è modo per lasciare passare l'aria, siamo pieni. Allora, la cura è lo spazio. La consapevolezza non sono idee. La consapevolezza è la nostra capacità di fare spazio e accogliere, osservando, ciò che sta succedendo. Vedo me stessa che sta ripetendo la cosa che ha vissuto e che, che ha vissuto con sofferenza. La vedo, ok. Non è, oh, non voglio più pensare, ok, sto ancora facendo questa cosa, ok, ok. Respiro. Respiro. Faccio spazio. Se vi sono intorno altre persone, preferibilmente il vostro partner o un membro della vostra famiglia, il corpo di dolore tenterà di provocarli, di schiacciare i bottoni giusti, e quando le persone sono familiari a noi sappiamo quali sono i bottoni giusti, questi con il tocco. Come si usa dire? Così da potersi nutrire e garantirsi un dramma. Creiamo dei drammi in famiglia, proprio delle scene che si ripetono, sono sempre le stesse, però le recitiamo talmente bene che pensiamo che siano nuove. I corpi di dolore amano le relazioni intime e le famiglie, perché è lì che prendono la maggior parte del loro cibo. È difficile resistere a un corpo di dolore di un'altra persona determinata ad attirarvi in una reazione. Vi vengono in mente delle situazioni? Cioè, se anche voi siete in una situazione di pace, di quiete, di tranquilli, che fate, anche felici, state giocando col vostro gatto, se un vostro familiare che vi conosce bene entra dentro e ha voglia di alimentare il dramma, è una sfida dura quella di farglielo fare. È molto difficile resistere e rimanere in ascolto di sé. È come se qualcuno venisse lì e facesse così e ci squilibriamo. Istintivamente conosce i vostri punti deboli, quelli più vulnerabili. Se non è successo la prima volta, ci proverà ancora e ancora. Non stiamo parlando degli altri, anche noi facciamo così. È un'emozione rozza che cerca di avere più emozione. Il corpo di dolore dell'altra persona vuole risvegliare il posto, così che entrambi possano darsi energia a vicenda. Molte relazioni attraversano episodi violenti e distruttivi a intervalli regolari. Quindi a intervalli regolari si produce il dramma fino a che scoppia e lì c'è una scarica di tensione e poi si riparte. Magari qualcuno urla a voce molto alta, qualcuno si dimena, qualcuno usa le mani, qualcuno piange. Però è come se bisognasse arrivare fino alla fine, scaricare tutta la tensione. E dopo, oppure, ci si reca ognuno nelle rispettive stanze, uno di due esce, e magari dopo telefona l'amica e comincia a raccontare quello che è successo nei due minuti precedenti, diventa in qualche modo il nutrimento delle giornate successive. E si può anche stare senza parlarsi per giorni e giorni. Sono persone che non si sono parlate per mesi, per anni, che non si sono più parlate. Perché nel frattempo il pensiero è stato ripetuto. Il corpo di dolore si alimenta di quel pensiero. È quasi insopportabilmente doloroso per un bambino piccolo dover assistere alla violenza emozionale dei corpi di dolore dei genitori. E tuttavia è il destino di milioni di bambini in tutto il mondo. È l'incubo della loro esistenza quotidiana. Questa è anche una delle modalità più frequenti con la quale il corpo di dolore viene trasmesso da generazione in generazione. Se abbiamo assistito a conflitti molto frequenti, il nostro corpo di dolore è molto attivabile e quindi ha bisogno spesso di nutrirsi. Dopo ogni episodio, il partner si ricompongono e vi è un intervallo di relativa pace fino al limite massimo consentito dell'ego. Quindi
qualcosa, quindi noi non siamo colpevoli di questa attivazione, perché è qualcosa che abbiamo imparato, è qualcosa a cui siamo più, dove siamo più sollecitabili, è un punto debole. Quindi basta una minima situazione che siamo pronti, riattiva quella memoria. Adesso non voglio portarvi in troppa tristezza, oh, oddio, ma come facciamo? Ok, c'è questo corpo di dolore, ce l'abbiamo tutti, e cosa ci facciamo? Allora, quando prima vi dicevo l'unica cura possibile è il percorso di consapevolezza, svegliarci e renderci conto. All'inizio ci renderemo conto appena è successo. Se per me è stato preziosissimo leggere le mie esperienze, anche emotive, proprio confrontandole con questa entità di questo corpo, sapendo che non sono io, non è la Monica, è un'entità che si è sviluppata parallelamente a me, alla mia storia, ed è lì che chiede nutrimento, ma io posso decidere, più divento consapevole, se dargli o no. Posso esserci mentre succede. Se io l'altro giorno non fossi stata presente, era un film che attirava tantissimo capire come andava, sarei stata lì e mi sarei fatta del male, perché avrei prodotto dentro di me un po' di veleno. Perché queste sostanze che noi produciamo quando probabilmente non avrei dormito, che era quello che mi succedeva da piccola quando guardavo dei film, non dormivo, strisciavo, mi ricordo una volta che ero a casa da solo, ho guardato un film, non sapevo che fosse dell'oro, ma era dell'oro, ero abbastanza piccolina. Ah, mi ricordo che tutte le luci accese e strisciavo letteralmente contro il muro così. E la paura è durata per dei mesi. Per dei mesi ho continuato a immaginare che cosa potesse succedere. Ma quella memoria lì dentro rimane, struttura la nostra esperienza. Quindi dicevamo, abbiamo però una possibilità, perché abbiamo detto che la memoria è collegata col passato. E l'ansia è, come dire, prodotta dall'immaginazione sul futuro. Manca un tempo. Non siamo qui. Quindi siamo o così, troppo indietro, quindi perdiamo l'equilibrio, o troppo in avanti e quindi perdiamo l'equilibrio. Sono qui. E allora io uso delle frasi che mi aiutano, che mi richiamano qui. Monica, stiamo qui, siamo qui. Dove sono i miei piedi? I piedi per terra. Il mio respiro. Che cosa mi sta attraversando? Che sensazioni fisiche sto vivendo in questo momento? Che emozione, come si chiama l'emozione che mi sta attraversando? Qual è il pensiero che si sta pensando attraverso di me? Allora mi chiedo queste cose. Qual è l'emozione con la quale mi sto sintonizzando? Qual è il pensiero che si sta pensando attraverso di me? E qual è la sensazione fisica che sto vivendo? Questo mi radica, cioè mi riporta qui. Non continuo. Cos'è che alimenta la sofferenza? Il fatto che io ripeto la storia. È questo che ci frega. Ripetiamo la storia. E con chi la ripetiamo? Perché se ripetiamo la storia a una persona che è in una posizione di presenza, ci aiuta. Perché è come se ci tirasse fuori dalle sabbie mobili. Ma se ripetiamo la storia a qualcuno che è in un momento, anche lui, ci dà ragione, sì, è proprio stato quella persona lì, come fai a fidarti ancora? Stacci lontano, perché... E quindi alimenta magari la vita. Perché andiamo in giro anche cercando conferme alla nostra parte, che non vuol dire che siamo d'accordo appunto con quello che è successo, che va bene. Possiamo anche dire no, questa cosa io non la voglio fare, questa cosa non è etica. Non vuol dire che va bene tutto, che ci deve andare qualunque cosa ci viene fatta, se si fa meglio ancora, no.
se sono nella sabbia mobile è inutile che io mi guardi intorno e agganci le altre persone che sono nelle sabbie mobili con me. Invece è quello che facciamo. Perché quando siamo nella vibrazione della paura, entriamo qua dentro, noi sentiamo chi è adatto al nostro momento. Noi diamo tante informazioni, non solo attraverso il nostro modo di parlare. E neanche uno dice, sì, siccome ci vestiamo, come ci atteggiamo, un po', ma c'è ben di più. Ci sono tante informazioni che noi abbiamo solo con le vibrazioni. E quindi costruiamo relazioni, se non siamo nella consapevolezza, che rinforzano il nostro corpo di dolore. Molto spesso le coppie servono per alimentarsi, una cosa che poi sapete bene, alimentarsi reciprocamente i propri corpi di dolore. Quando abbiamo fame sappiamo come, dove prendere e che cosa suscitare. E ci sono, noi parliamo di una relazioni d'amore, no, sono relazioni sentimentali, relazioni emozionali anzi. Le relazioni davvero d'amore sono abbastanza rare. Di amore quello libero, perché? Perché noi non siamo ancora in grado di amare noi stessi. Se noi non abbiamo una buona relazione con noi stessi e non siamo consapevoli, non ci conosciamo, siamo pieni di proiezioni, siamo agiti da queste forze, da questo corpo, dalle memorie, dalle proiezioni nel futuro. Quindi la prima relazione fondamentale che è importante creare è quella con se stessi. Non vuol dire che devo stare da sola, non è mica detto questo, però riuscire ad ascoltare che cosa mi sta succedendo dentro. Quindi fare spazio, fare silenzio dentro di me. Voglio condividere con voi una situazione che rende abbastanza chiaro cosa c'entra la storia che noi ci raccontiamo, quindi i nostri condizionamenti. Allora, facciamo un esempio. Siamo al secondo appuntamento con un uomo, una donna, il secondo appuntamento, abbiamo conosciuto. Appuntamento, questa non arrivano, adesso abbiamo cellulari, chiamiamo, non risponde, quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, che cosa succede dentro di noi, che pensiero può scattare? Stronzo. Che stronzo perché? Quindi perché è stronzo? Perché? Non è venuto, eh? Non mi rispetta questo? Oppure che hai detto prima? Mi ha preso in giro. Oppure qual è l'altra cosa? Può essere successo qualcosa. Può essere successo qualcosa. Oppure proviamo a pensare a una posizione da. Si è accorto che non ne vale la pena. Non sono abbastanza interessante per lui. Allora, queste frasi, allora, le frasi che scattano di solito c'entrano un po' con noi. Cioè ci sono due secondi, andiamo lì. Quindi quella che ci viene istintiva, avete pensato tutti a qualcosa, no? C'è chi non la dice, però non mi rispetta, oppure ecco vedi gli uomini, oppure le donne sono sempre le solite, oppure ah sì, non mi faccio più trovare, oppure anche per fortuna perché non mi era mica tanto piaciuto,
Com'è? Ci sono macchine, arriva in ritardo. Perché vado io che sto per arrivare. Quindi, davanti a una situazione priva di informazioni, io proietto la mia visione. Quindi, che possono essere a volte proiezioni up o down. Proiezione up è quella dove è più giù di quell'altro. Vedi, che stronzo, eh? Oppure, ecco, vedi gli uomini, adesso vado via, così imparo la prossima volta. Le scatole però con tutte le cose che devo da fare. La posizione down è più quella, si è accorto che non ne valeva la pena, ecco, succedono sempre a me. Poi cosa dicevi prima? Ma vi ho detto si accorgo che non avevi detto tu. Ho detto qualcos'altro. Vabbè, c'era una stata un'altra. Sono abbastanza interessante. Queste sono la tendenza alle posizioni down. Quindi dove io giudico l'altro oppure giudico me stessa. Quello che scatta è il giudizio. Perché scatta il giudizio? Perché c'è una piccola sofferenza che io devo risolvere. E come me la risolvo io la sofferenza tendenzialmente? È colpa sua. Colpa sua. Quindi lui che non è venuto. Oppure, altra possibilità per risolvere la sofferenza, uscendo dall'ascoltare come sto, è colpa mia. È colpa mia. Ecco, vedi, non me lo merito. E ad ognuna di questi pensieri che sono i condizionamenti che abbiamo nella nostra testa corrisponde un'emozione e anche una sensazione fisica. Per esempio, che stronzo è la rabbia. Oppure mi ha lasciato qui, mi ha già lasciato prima ancora di iniziare, va in risonanza con una ferita d'abbandono. Oppure l'autostima, si è accorto che non valevo la pena, non gli sono piaciuta, succedono tutte a me, la depressione, un atteggiamento ottimista. Però puoi averle anche tutte e due, prima una reazione e poi l'altra. Certo, quando va bene possiamo metterne insieme anche alcune. Cioè, è vero, nel senso che può essere una scala, una preferissima, una prima reazione che abbiamo subito, quindi all'inizio, guarda te, no, poi caspita, però potrebbe essere successo qualcosa, eh? E quindi lì è l'ansia. Io proietto la paura, eh? E adesso che cosa faccio? L'ansia, dove vado? Quindi vedete che è il tipo di pensiero che scatta che determina l'emozione e anche la reazione corporea. Perché se comincio a pensare può essere successo qualcosa, è come anche la rabbia. Se invece vado nella modalità down, molto spesso calano i parametri. Quindi sono respiro più lento, soffocato. Io non faccio. Che stronzo, no. C'è energia. Quindi le posizioni A, la modalità A, poi quella che aggredisce la vita, c'è cioè sofferenza, altro che sofferenza, io, cioè, lui non sa cosa si perde. Quindi scelgo un'attivazione energetica, perché me la viene portata da quel tipo di pensiero, oppure vado nell'altra, quella down, che invece è come se fosse un palloncino che si sgonfia di energia. Che non valgo la pena, è inutile, è meglio che ci diamo un occhio. Questo. E questo che cosa fa? Modifica tutta la mia vibrazione. Questi pensieri qua incidono, se dovesse arrivare. C'è un cavolo di suoi. Quindi se dovesse arrivare non c'è un'ora di non relazione in mezzo. C'è un'ora di proiezioni e se le becca tutte, il cellulare non andava, no.
dammi, dammi, ma no, è perché sei rotto, sì, mi racconti se già... Oppure, se sono nella modalità, se ne accorto che cerco di recuperare, ah, ciao, ah, sono appena arrivata anch'io, per fortuna che hai fatto tardi, perché altrimenti devo fargli capire che non sono stata più un'ora ad aspettarlo, perché dopo penso che sono una che ci tiene, meglio che non mostri che io avevo voglia di vederlo, oppure che mi sento, no, te le inventiamo tutte. Oppure c'è chi con l'ironia cerca un'uscita. Però quell'ora lì, soprattutto se sono una femmina che aspetta, sono diventate 2 ore di relazione, perché non riusciamo a pensare il doppio del tempo che abbiamo a disposizione. Riusciamo a dare più velocemente della... Cioè la mente come se avesse 2 rotelline invece che 1. E quindi un uomo non gli sarebbe venuto in mente da dire possiamo pensarne anche più di uno. Saltiamo qualche pregiudizio che così, no? Ci svegliamo un po'. Sì. E quindi uno è poi già sufficiente. Invece sì, le donne riescono a attraversarle tantissimo, a simularle e a corrispondere in modo corrispondente ad ognuna situazione, pensandole, a pensare anche a come reagire e a cosa fare nel caso in cui arrivi. Quindi è tutta la proiezione nel futuro. Che significato ha per me l'emozione e l'emozione che provo e l'azione che posso fare, la strategia da adottare. È un'ora quella lì, come alla fine un istante. Alla fine lo senti, ci vediamo la prossima volta. Questa sera abbiamo, ci siamo incontrati, ci siamo già incontrati, parlato. Per me è tardissimo. Sono stanchissima. No, questo per dirvi che in realtà noi le relazioni non le costruiamo per gli altri. Il tempo, cioè, quello che si costruisce dentro di noi, l'idea che noi abbiamo della relazione, dipende molto più dal tempo in cui noi non stiamo con l'altra persona e la pensiamo, che dal momento in cui ci si incontra, a proposito di presenza. Perché noi quello che pensiamo lo viviamo. E dicevamo, questo è più frequente nelle donne, per dei motivi anche proprio fisiologici. Anche se una persona l'abbiamo vista per 3 volte, dentro può essere già diventato il principe azzurro. E possiamo già avere cominciato a fantasticare sul colore del vestito da sposa. Sai, è stato sposato il bianco. Quindi se noi non badiamo a noi stessi, se non ci occupiamo della nostra mente, noi non costruiamo relazioni con le altre persone, costruiamo relazioni con le immagini che dentro abbiamo prodotto sull'altro e molto spesso inconsapevoli. Quindi se magari una caspita si è accorto di come sono, invece torna a diventare salvatore, perché io che non valgo niente, lui mi sceglie, devo, come dire, se lui è talmente disponibile da dedicare del tempo a me, io devo esserci per qualunque cosa, cioè quindi non posso perderlo, non posso, può farmi qualunque cosa, menarmi, trattarmi male, però come faccio a lasciare uno che ha accettato di passare del tempo con me? E guardate che non sto esagerando, non sto esagerando. Quindi la relazione con l'altro è una proiezione dell'immagine che io mi sono costruita di me. Il significato delle relazioni è prezioso se io le vivo come un teatrino che mi permette di conoscere.
cerchiamo di conoscere l'altro. Ma il nostro occhiale è colorato. Quindi prima è importante che ci togliamo gli occhiali, che vediamo, ci rendiamo conto, prendiamo gli occhiali, che sono tutti i nostri condizionamenti. E poi ci prendiamo la libertà ogni tanto di toglierci. Solo così conosciamo l'altro. Solo dopo aver conosciuto noi stessi. Ma questo non è solo quando incontro un altro estraneo. Questo anche con mio padre, mia madre, mio figlio, mia figlia, mia sorella, mio fratello, mio cugino, con tutti. Molto spesso ci incontriamo tra immagini. La mia immagine incontra la tua immagine. Quindi, avete presente, facciamo così, sarebbe come se io attraverso una cinepresa venissi proiettata là, un'altra persona da un'altra cinepresa viene proiettata là e loro si incontrano. Non si possono incontrare perché sono due immagini, sono due proiezioni, quindi non ci si può davvero conoscere, non c'è spazio per l'incontro. Quindi è fondamentale che io, dove sono, prima di proiettare la mia immagine, capisca, senta io dove sono, altrimenti proietto e incontro le persone sui muri dove l'immagine riesce ad arrivare, altrimenti non c'è, io non esisto. Questi per esempio sono i ruoli, spesso ci si incontra tra ruoli, non tra persone, si perde di spontaneità anche, no? E quindi si serve un ruolo, ma non è conoscenza questa, li eseguiamo un compito, c'è possibilità di entrare in contatto tra cuore e cuore, perché questo che noi cerchiamo. Passiamo la vita a cercare che cosa? Che cosa cerchiamo? Parolina amore vi dice qualcosa? Vi risuona? È questo che cerchiamo. La chiamiamo felicità, ma è la nostra connessione col cuore, no? Cerchiamo questo e noi cerchiamo qualcuno che ci ami. Qualcuno che ci ama arriverà in funzione di quanto noi amiamo noi stessi. E non è quanto ci stimiamo, quanto pensiamo di essere importanti, no, quella è tutta l'immagine nostra verso noi stessi, è tutta una costruzione. Ma se noi ci vogliamo bene, impariamo a volerci bene, che vuol dire rispettare anche e sentire tutte le nostre fragilità. Volersi bene significa attivare la tenerezza verso le proprie parti. Volersi bene ha molto a che vedere con la tenerezza. La tenerezza verso la mia parte che sta soffrendo, la tenerezza verso la mia parte che è arrabbiata. Sono qui con te. Sono qui con te. Con la mia parte arrabbiata. Ti vedo, so che ci sei, stai lì. Sono qui con te. Non sono te. Sono qui con te. Ti vedo. Ti saluto, ti onoro, perché mi hai aiutato tantissimo nella mia vita. Non ti voglio buttare via, non ti voglio respingere, ti voglio conoscere, non sono te. È una strategia che ho dovuto utilizzare, una modalità di sopravvivenza. Ora voglio leggervi per concludere, perché vorrei lasciare un po' di spazio alle domande. Vorrei leggervi un piccolo brano, un breve brano, di, penso che sia di Pema Chodron. Quando ci manca la terra sotto i piedi e non riusciamo a trovare nulla a cui aggrapparci, soffriamo molto. Potrebbe anche sembrare romantico come concetto, ma quando la verità ci inchioda, soffriamo e come. Ci guardiamo allo specchio del bagno ed eccoci lì, con i nostri brufoli, la nostra faccia di invecchia, la nostra mancanza di gentilezza, la nostra aggressività, la nostra timidezza, tutta quella roba lì. Ed è qui che entra in ballo la tenerezza.
Quando tutto traballa e nulla funziona, potremmo renderci conto che siamo sull'orlo di qualcosa. Potremmo renderci conto di essere in un posto molto vulnerabile e tenero. E che la tenerezza può prendere direzioni diverse. Possiamo chiuderci e fare gli offesi, oppure possiamo cercare di sfiorare questa qualità che palpita. C'è senz'altro qualcosa di tenero e palpitante nel sentirsi mancare la terra sotto i piedi. È una specie di prova di cui tutti noi abbiamo bisogno per risvegliare il nostro cuore. Talvolta a causa della malattia o della morte che ci ritroviamo in questo posto. Bene. Com'è? O di un fallimento. O di un fallimento. Di quello che noi pensiamo essere un fallimento in realtà. Perché il fallimento nasce sempre da un confronto. Il fallimento è un'idea, non è la realtà. Quello che fallisce è un'ipotesi. Fallisce un pensiero, una proiezione. Devo fare un esame. Che cosa scatta prima? L'ansia. Oddio, se fallisco, se non va bene. Cosa vuol dire? Che dentro di me c'è il pensiero che io valgo solo se riesco a fare quella cosa. Quindi mi mostra una frase pazza che opera dentro di me. Mi può mostrare. Ogni volta che io pronuncio la parola fallimento, c'è dietro un inganno, perché noi non possiamo fallire nel mondo. Perché molto spesso proprio le situazioni più difficili, quelle che non vorremmo mai, sono quelle che ci fanno fare un click. Sono quelle che ci fanno prendere in mano la nostra vita. Ricordo un incontro che avevo fatto una volta in palestra, ero lì. Sullo step arriva dentro una ragazza e vedo che comincia anche lei a sapersi, no? Quindi cominciamo a chiacchierare e lei mi dice sì, è da pochi mesi che vengo qua, ho avuto un infarto, avrà avuto 24-25 anni, bellissima ragazza, e non so, può essere, il mio cuore è molto debole e può essere che mi torni. Da quel momento lì ho capito che cos'è vivere. Voglio perdere neanche un minuto. La mia vita non è mai stata così felice. Quello è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. Io ho ancora i brividi quando ci penso. E sì, gustava, quindi era questa cosa l'aveva aiutata a switchare, a spostarsi e a sintonizzarsi nel presente. Perché dicevi adesso vivo ogni momento. Non mi perdo più dietro a tutti i pensieri, quello che ho detto, quello che ho fatto. Quando sei nella vita, quando sei dentro alla vita ogni momento, non perdi tempo a giudicare te stesso e gli altri. Fallimento è un giudizio. È un po' una perdita di tempo. Perché significa che io penso di essere più intelligente della grande intelligenza, di sapere meglio che cosa mi deve succedere. Di che cos'è adatto a me. E se io rimango legata alla sofferenza, dopo quella iniziale che c'è stata, che quella era la mia vita, doveva andare così, io avrei avuto la felicità, mi costruisco la mia felicità, perché dopo davvero sono felice, ma perché io l'ho decretato? Perché se invece mi lascio andare e fluisco con quello che succede, magari si presentano delle altre situazioni che non avrei neanche immaginato. Se mi apro e se penso che semplicemente questo è un evento, nel momento in cui io gli do l'etichetta fallimento, io mi sto prosciugando, sto vuotando la mia energia, la sto lasciando andare. Quando c'è giudizio, sono nel pensiero, ma non nel fatto che io sto pensando. Sono in un pensiero che è passato di lì e mi ha trovato fragile e ha detto c'è un posto dove posso entrare e quindi posso andare a buttare un po' lì, perché noi non ci siamo. C'è questa
momento, sgomento iniziale, cambiano le cose, ok, stanno cambiando delle cose. Quello che fanno le anatre che dicevamo prima, possono essere molto preziose. Mi scuoto un po', rimango, lascio andare e vedo quali sono i pensieri che stanno arrivando. Allora, le relazioni sono fondamentali perché ci possono permettere di conoscere quali sono i condizionamenti da cui mi muovo. Vi suona? Perché vedo delle facce un po' perplesse. Però nel momento in cui li conosco, cioè nel momento in cui li conosco, nel momento in cui li conosco si fa spazio e allora non alimento la storia. La grande differenza è quello che faccio io dopo. Quante volte ho bisogno di ripetere la storia e alimento, lo sappiamo che ogni volta che ripeto la storia alimento l'emozione e quindi la rendo sempre più viva, la tengo viva io. Oppure l'alternativa, il processo di consapevolezza non è quanto io ripeto la storia, ma quanto spazio faccio dentro e ascolto che cosa sto sentendo. Ascolto il mio corpo che cosa sta dicendo, ascolto l'emozione che mi sta attraversando e posso decidere, magari con l'aiuto di qualcuno, di attraversare il fiume che non sono riuscita a attraversare da piccola. E solo se l'attraverso che pulisco il campo. E solo se riesco a piangere per ciò che non ho potuto piangere quando piccola, che si scioglie. Altrimenti rimango bloccato lì. Continuo a costruire realtà. Quindi lo switch è proprio lasciare andare la storia. Poi magari due giorni dopo mi viene da ripeterla, però quando me ne accorgo mollo la storia e entro dentro e ascolto. Cosa sto vivendo? Che cos'è che sto sentendo? Vi dicevo, che reazione fisica ho? Che emozione sto vivendo? Che pensiero mi sta pensando? E allora, non, per esempio, non telefono, non chiamo qualcuno che alimenta la mia storia. Magari chiamo qualcuno che gli dico, ho solo voglia di condividere che sto vivendo questa cosa. Puoi ascoltarmi? Puoi stare qui con me mentre ti dico come sto? Perché così posso costruire uno spazio più sicuro che non da sola. Non avendo paura magari di attraversare la storia. Dove però non vado nell'inizio, vado nell'ascolto. Appena entro nel giudizio, sto uscendo dall'ascolto. E succede. Allora ci riprovo. Ok. Org. Ok, ascolto. È una cosa molto particolare, una cosa di cui si parla poco, non è molto. Però sappiate che tutti quelli che lavorano sulla consapevolezza, tutte le persone che sono libere dalla sofferenza, è perché fanno questo. Quindi cosa si fa di solito? Si guarda chi ce l'ha fatta, no? Per vedere che cosa ha fatto. E quindi ci sono oggi dei maestri, io li chiamo così, perché sono dei maestri in questo campo, nel campo della consapevolezza, che condividono il loro percorso. E quasi sempre sono persone che hanno sofferto tantissimo. Io prima vi parlavo di Eckhart Tolle, nel suo libro lui parla del fatto che aveva anche pensato al suicidio. Quindi la maggior parte di persone hanno vissuto, che hanno lavorato molto su di sé, è perché hanno sofferto tanto. La sofferenza è la legna. Se non c'è legna, io abito in montagna e mi scaldo con la legna, se non c'è legna. Però per scaldarla, per farmi caldo, la brucio. È un po' così. La sofferenza è un po' la legna. Scusa, perché questa ripetizione non la facciamo anche con i pensieri belli? Allora, non abbiamo un corpo d'amore da alimentare. Allora è interessante questa cosa che tu chiedi, no? Perché ci, come dire, nutriamo il corpo di dolore e non quello d'amore. È molto importante a cosa siamo stati abituati. Che cosa ci arriva? Si parla per questo di karma. Il karma può essere vissuto come
le esperienze che io ho fatto nelle vite precedenti, ma anche nei momenti precedenti a questo. Quindi, dicevamo, il corpo di dolore ce l'hanno tutti, però è la reattività che è diversa. Allora, se io ho vissuto molto dolore, il mio corpo è molto attivo. E allora devo lavorare molto. Devo lavorare molto per rendermi conto che è un'illusione, che il mio corpo di dolore si attiva, ma su dei pensieri, delle idee, non sulla verità. E lì, chi si occupa di alchimia parla di questo, che prima dobbiamo attraversare il nostro corpo, la fase nera, e quindi dove la sofferenza è necessaria, e a un certo punto la sofferenza non è più necessaria. E lì si parla del corpo di gloria. Queste persone di cui parliamo, ci sono persone che vivono oggi, che vivono nel corpo di gloria. Non si lasciano più imbrogliare dalla sofferenza dei pensieri. E ce ne sono, quindi sono dei fratelli più avanti nel cammino. Diciamo che noi semplici mortali forse ci dobbiamo allenare. Noi siamo qui per la palestra, brava. Noi siamo qui, allora, il lavoro sulle relazioni ci interroga sul senso che noi diamo alla nostra vita. Perché se penso che io sono qui per crescere, io, per assumermi la responsabilità di me, per imparare ad amarmi, allora uso le relazioni per capirmi. E allora non c'è più. Se invece entro nella modalità difensiva, dove cerco di spiegarmi con gli aggressori esterni perché sto vivendo questa cosa, perdo un'opportunità. Ok? Quindi, che cosa penso che sia la vita? Perché io sono qui? Cosa ci sono dovuta fare qua? Perché ho deciso di nascere? Cioè, sì, ho deciso sì. Quindi, abbiamo bisogno prima di ardere la legna. Quando abbiamo scaldato la stanza a casa, dopo non c'è più bisogno di così tanta legna. E c'è meno bisogno di sofferenza. E quindi dopo arriva la fase che in alchimia si chiama la libido, l'alba, il chiaro. Quindi nella parte in cui ho bisogno, a un certo punto, e viene costruito, dicevamo, il corpo di gloria, quello in cui possiamo andare a abitare. C'è chi dice che quando si va lì magari possiamo non avere più bisogno del corpo, oppure c'è chi dice, e dico c'è chi dice, poi ognuno sente come gli suona dentro, che possiamo decidere di rimanere magari per portare dei messaggi, per aiutare gli altri fratelli, no? Sappiamo di molte persone che si sono incarnate per aiutarci. Tutti, diciamo così, gli avatar. Noi le chiamiamo religioni, ma perché le abbiamo strumentalizzate. Quello che dico sempre è che Buddha non era buddista. Cristo, questo lo dico ancora più grossa, non era cristiano. Noi abbiamo costruito dopo delle strutture per renderci più comprensibili i messaggi, quindi anche funzionali. Però non c'entrano quei messaggi che hanno portato loro. Erano persone che hanno fatto un percorso e sono arrivati alla pura consapevolezza. Buddha, lo dico sempre, è stato il primo e il più grande psicologo della storia. Quindi lui ha compreso il funzionamento della mente. E per esempio Gesù invece ci ha educato, sul cuore. Anche Buddha in realtà con tutto l'aspetto della compassione, ma si sono succeduti a portare questi messaggi, Muhammad, chiamato anche da noi Muhammad. Quindi ci sono stati dei grandi, e ce ne sono anche oggi, dei grandi portatori di consapevolezza. E allora voi che tipo di nutrimento io mi do? Accendo la TV a caso? Quando accendo la TV a caso è come se io mettessi la mano a caso dentro a un negozio, a occhi chiusi, scartassi la cosa che c'è e me la mettessi in bocca. Lo facciamo? Allora, accendere la TV e zappare, zappare, no, zappare, sì, zappare.
fare lo zapping, ci espone molti pericoli. Stiamo mettendo in bocca, come nutrimento per la nostra mente, qualcosa che non è detto che riusciamo a governare. Cioè il telegiornale che dà un'informazione e sotto ne scrive un'altra. Ma voi sapete che cosa stiamo producendo? Cosa stiamo mandando giù? La mente va coltivata, è un giardino. Come teniamo il nostro giardino? La mente, se la lasciamo incolta, mente. E quindi noi viviamo totalmente nell'illusione. E noi adulti, la maggior parte di noi, più andiamo avanti, più siamo dentro l'illusione. Siamo chiusi nella gabbia dei nostri pensieri. Se non ci svegliamo siamo nei guai. E stiamo anche vedendo cosa stiamo producendo fuori, no? Perché la grande realtà, quella della grande scala, è solo un riflesso di quello che ci succede dentro. E quindi l'idea che la felicità è fatta di avere, del consumismo, di consumare, usare tutte le risorse, essere i primi a prenderle, perché così ne abbiamo di più e di più. E vediamo che cosa succede. Quindi noi siamo responsabili, prima che del mondo, di quello che succede fuori, siamo responsabili di come noi ci coltiviamo, di che cosa ci nutriamo. Ci nutriamo di consapevolezza e di inconsapevolezza. Questa direi che sia la frase con la quale potremmo concludere. Perché la frase è la domanda. Di cosa mi sto nutrendo nella mia vita? Che tipo di cibo do a me stesso? Bene, io direi di chiudere qui la parte di condivisione, diciamo così, quello che volevo trasmettervi, e lascerei un po' di spazio per le domande. Un quarto d'ora, 20 minuti, così andiamo via non troppo tardi, perché tutte le volte andiamo a fare adesso. Ci sono delle considerazioni, delle domande, delle situazioni che vi vengono in mente? Vi ho ammutolito? O dice no, non andiamo. Prego. Sì. Ti va di venire al microfono così ti sentono, ti metto fuori anche fuori telecamera così c'è il discorso privacy alto. Ti dicevo che la mia è una praticamente. Ci troviamo a 30, 40, 50 anni, 60, non so, ognuno di noi ha un'età in cui arriva appunto a cercare di essere più consapevole di quello che è la vita, comunque, no? Di quello che vuole la vita, di quello che è la vita e quant'altro. Ma tu ci hai spiegato, perché ho partecipato anche alle altre due serate, no? Che tutto deriva da un parte della nostra vita dove eravamo piccoli. Allora volevo che tu mi illuminassi un po' meglio su questa cosa qua, perché fondamentalmente non ce ne rendiamo neanche conto di come, perché appunto eravamo più giovincelli e non avevamo questa consapevolezza, comunque non avevamo minimamente idea di quello che succedeva intorno. Però oggi noi fondamentalmente non dico che combattiamo, ma cerchiamo di essere più consapevoli su qualche cosa di cui non ce ne rendiamo conto, che deriva da un'età molto passata. Grazie tantissimo. Allora, mi permette sempre di precisare. Prima cosa, io ho detto che quello che succede quando noi siamo piccoli ci espone molto, ci sensibilizza moltissimo. Io non rivedo, se ho detto questa cosa, non mi verrebbe mai da dire che tutto quello che viviamo dipende da lì. Intanto perché non so, prima di incarnarmi io dovevo. Mi può arrivare anche magari da vite precedenti, mi può arrivare attraverso i geni dei miei genitori, da memorie di chi mi ha preceduto. Quindi io non me la sentirei di affermare che tutto quello che stiamo vivendo dipende dalla nostra infanzia. Se devo dirla tutta, io penso che nella nostra infanzia si manifestano già delle tendenze che abbiamo. So che è una cosa un po' particolare, però è un po' come spostare il punto zero d'inizio fino prima della nostra nascita.
nostra anima decida di entrare in una famiglia che ha qualcosa che c'entra con lei, che deve fare, può essere. Vi dico, ascoltate sempre che cosa sentite davanti a queste possibilità. Non dico che è così, non ho elementi per dirlo. Ho delle mie esperienze che mi hanno trasmesso delle cose, però uno dice mi fido, no. La fede non è fidarsi di quello che gli altri dicono. La fede è aprirsi alla possibilità di fare delle esperienze. Non è che mi fido che esiste il divino perché qualcuno me l'ha detto. Mi fido perché mi apro la possibilità di viverlo, di sperimentarlo. Quindi questa come prima considerazione per rimettere a posto questo aspetto che se l'ho detto voglio sicuramente correggere. Quindi sicuramente noi nella prima infanzia troviamo delle esperienze che influenzano anche la vita successiva, la parte successiva. E l'altra cosa che non è importante ricordare le esperienze del passato, per nostra fortuna, non è importante. Perché tutto è nel qui ed ora. Non è necessario che io scopra perché mi sento così. E detto da una psicologa, appunto, può sembrare un po' strano. Io mi trovo questa emozione da vivere. Vedo che ho un pensiero da cui è partita. Che cosa ci faccio? Sarebbe come se io fossi sull'orlo di un burrone che sto cadendo giù e mi chiedo, ma come mai sono così? Okay. Cosa posso fare per mettermi al sicuro? Quindi io so come quello che so oggi e che mi si sta presentando in questo momento un'esperienza che è fatta di pensieri, delle emozioni, delle sensazioni, ok, l'attraverso la rifiuto. Mi arrendo a ciò che sto vivendo oppure lo respingo. Quindi non è. A volte abbiamo bisogno di individuare dei collegamenti col passato perché la mente si mette quieta e mettiamo un po' d'ordine e va bene se riusciamo a farlo. Proviamo che c'è un ordine e quindi vediamo che alcune cose si ripetono. E allora, aspetta, se questa cosa si ripete, cosa mi è venuta a dire? Ma con questa finalità. Io non posso dire che sono così perché ho vissuto quell'esperienza lì da bimba e mi è successa proprio quella cosa lì, perché magari quella cosa lì mi è successa perché avevo bisogno che mi succedesse, perché magari la causa è un'altra. Una cosa che ho detto anche in altre conferenze, in altri momenti, che noi a volte cerchiamo le cause, ma le cause stanno negli effetti. La causa è ciò che deve succedere, che crea le condizioni per che possa succedere. È tardi, quindi se non arriva, lasciatela lì. Non cercate di capirla, di afferrarla solo con la mente. A volte abbiamo bisogno di fare delle esperienze e quindi quelle esperienze succedono, perché solo attraverso quella esperienza lì può succedere quello dopo. Non è meglio, eh? Non è meglio. Chi l'ha catturata va bene, chi non l'ha catturata va bene lo stesso. La lasciamo lì, lasciamo che riverberi a qualche livello, produrrà quello che vuole. E se non è qualcosa che risuona a noi, la lasciamo che è in magazzino. Mettiamo in magazzino. Ecco cosa forse intendeva. A volte abbiamo bisogno di procurarci delle sofferenze che uno dice, ma come te le stai procurando apposta? La fai tu su di te, non è neanche successo, ma la fai tu su di te. Come mai? Forse ho bisogno di attraversare quella sofferenza lì. E me la sto creando perché solo in questo modo mi procuro una condizione che è una molla. Altrimenti dalla condizione così di comodità, di easy, non ho stimoli e quindi ci complichiamo a volte con la vita apposta. Quindi qual è la causa? È quello che sto creando io o quello che sto cercando? Potrebbe essere quello che sto cercando che è di là da venire. Non so se ho risposto. Sì, sì. Qualche altra
colazione, eccetera. Tornando a questo, cosa? Troppa roba. Ma se io stavo a casa stasera, a riposarmi un po' sul divano, a liberare la mente, perché noi diciamo così. Senza accendere la mente. Mi metto un po' sul divano e guardo la TV per liberare la mente. E chi è dall'altra parte? Dice, c'è uno che può liberare la mente, ci mettiamo noi, ci mettiamo dentro tutto quello che vogliamo. Perché così non penso. Non è vero. Non è vero. Perché è vero che non penso io, ma che cosa metto dentro il pensiero degli altri? Quindi quello che vengo lo metto qui, va in quel magazzino lì. Fate attenzione a quello che guardate, perché le immagini sono molto potenti. Scegliete bene i film, scegliete bene le trasmissioni che guardate, scegliete bene i libri che leggete. Stavo solo, la domanda era questa, cioè sì, no, ma tanto si sente la mia voce. Se vivo, no. Ti tocca, ti tocca. Allora, no, se vivo un'emozione, appunto una sofferenza, no? In un momento della giornata, e naturalmente magari sono in una situazione che non posso permettermi o concedermi la possibilità di stare su quella sofferenza, no? Perché comunque deve essere attiva, quindi mi devo, cioè, deve essere attiva perché magari in una situazione di lavoro, una situazione, esatto, oppure mentre si sta appunto parlando in un incontro come stasera, no? E dopo mi posso, cioè, concedermi il tempo dopo? Esatto, con che modalità? Cioè uno ripercorre quell'emozione, ripercorre quella, diciamo, situazione? Esattamente. Questo è quello che si fa a volte anche nel lavoro con le persone, no? Si entra in contatto con le zone di sofferenza in modo che si possano riattraversare, ma non stanno succedendo. Quando io vedo le persone non mi stanno raccontando una cosa che mi sta succedendo in quello. Che riguarda il passato, i pensieri, ma riraccontandolo si riattiva e quindi si ripresenta e può cambiare di forma, può essere attraversata. Questo se uno te lo racconta. Il racconto, provate a vedere, se io mi metto qua adesso a raccontarvi anche un film, quel film dice, e poi dopo si sente una musichetta e si è visto un'ombra dietro, poi è comparsa una persona che aveva degli occhi. Dopo un po' misuriamo il battito cardiaco qua, si è alzato, anche con un racconto. Figuriamoci se racconto qualcosa che è successo a me. Se ti parlo di una relazione, di un dolore che ho, mentre lo parlo, lo dico, la storia è quella che mi permette di contattare la sofferenza che c'è dietro. E quindi raccontarla è il primo modo per sentire ciò che sento. È dopo che posso lasciare andare la storia e ascoltare, stare in ascolto di ciò che sento. Perché ciò che sento c'entra con il magazzino. Perché nella stessa situazione, nella stessa storia che tu racconti, altre persone con la stessa identica storia non sono. Sentiamo la stessa cosa perché c'è un eco dentro. Se prendo tre corde e le tiro, non fanno rumore. Se dietro ci metto una cassa armonica, bella chitarra, allora la cassa armonica è il nostro magazzino. Allora tutte le volte, così torno all'altra domanda, che la corda sta suonando è perché c'è il magazzino. Potremmo dire che ogni emozione che io provo risvegliata nelle relazioni mi dice che c'è una parte del magazzino che ancora non è stata attraversata. Ok, quindi sono dei segnalatori. Però me lo posso anche raccontare a me stessa. Cioè, nel senso che non è detto che io abbia un interlocutore. Te lo puoi anche raccontare a te stessa, l'unico problema è la difficoltà. Non è un problema. È
che noi da soli, se andiamo, dipende, cioè se ci sono, se tocchiamo delle parti del magazzino abbastanza superficiali, con la pratica possiamo farlo anche da soli. Se tocchiamo delle parti profonde, no. Io ho conosciuto di me delle parti che si attivano e per quelle riesco, ma so di parte mia e le vedo che quando le contatto io le aiuto. Perché da sola, oltre che si ripete la storia, ma l'emozione è ancora molto forte e quindi rischio di rinsaldare il rapporto tra storia e emozione, quindi ho bisogno di qualcuno che stia lì con me anche solo ad ascoltare mentre io le racconto, perché così mi ascolto. Però scelgo una persona che non entri in risonanza, cioè che non si medesimi, ma che crea uno spazio di ascolto. Perché è come se l'altra persona mi costruisse un campo di accoglienza e quindi lei è sintonizzata sull'accoglienza, sul non giudizio e allora mi aiuta nel non entrare nel giudizio e nella reattività, nella storia, nel mentale, eccetera. È chiaro? A me è piaciuta molto l'espressione che hai recuperato quando dicevi questo fiume che non siamo riusciti a superare. Potrebbe bene l'idea di questa forza, di questa grande energia, di questo blocco che ci ferma. E quindi abbiamo rimosso tutto, insomma, abbiamo schivato. Tutta questa cosa. Brava, bisogna stirare bene, perché quando noi non superiamo, il non superato non è non respirato. È non vissuto. Quindi non è attraversato, non abbiamo estratto la saggezza, è come entrare in una miniera piena di diamanti, però c'era troppo buio e non abbiamo potuto estrarre i diamanti, quindi ci dobbiamo tornare con la luce, magari in compagnia di qualcuno così non siamo in pericolo, e andare ad estrarre i diamanti. La saggezza è così, la saggezza si estrae dall'esperienza, se non le abbiamo attraversate, niente saggezza. Che non è la conoscenza, sapete? Io vorrei dire una cosa. Parlo delle emozioni più forti, paura, rabbia, io le scrivo. E nel momento in cui io le scrivo, le metto fuori e dopo non mi fanno più niente. Ok. Quindi penso che sia un buon sistema per il fatto di magia. Grazie. Grazie della domanda. Scrivere le emozioni. Nel momento in cui io le scrivo, le sto vedendo. Quindi per scriverle ho bisogno di darle un nome. E se le do un nome, sto attivando il processo di disidentificazione. Perché il punto non è provare l'emozione, è identificarla con quell'emozione. Quindi si suggerisce, che l'incontro sull'emozione dice questa cosa, proprio di dare il nome a ciò che sto provando. Perché quando gli do un nome, attivo un processo di discriminazione. Quindi non sono ancora così arrabbiata se penso che cos'è quello che sto provando. Mi metto in un'altra parte che osserva. E tanto più se la scrivo. Quindi lo scrivere, tra l'altro, sancisce da ancora più forma, no? Quindi è una cosa che spesso si suggerisce di fare. Prendere un quadernino, nei momenti di emotività molto alta, vi dicevo prima, per esempio, ci possono essere questi tre livelli, cosa sto sentendo nel corpo? Che emozione è? Che pensiero mi è? Da che pensiero mi è partita? Cosa mi verrebbe da fare? C'è anche il piano dell'azione. E mentre lo scrivo è come se io fossi in due, non sono più dentro. Queste sono delle pratiche per aiutare il suo esatto. Per attivare l'osservatore. Sì, in questo modo io mi devo osservarmi per dire che cos'è, che cosa non è, e come si chiama, che cosa sento, devo. Ok? Quindi questo è un processo per
per dare, è come mettere la, come mettere la luce sull'osservatore, che è su di me, la sposto, l'osservatore. Ok? Sì, questo aiuta molto. Bene. Che dite? Ci avviciniamo alla chiusura? Eh? Siete stati bravissimi, vi ringrazio molto per l'ascolto, per questo aiutare a rimanere concentrata, perché mi rendo conto che anche la sera questi non sono cose semplici. Queste sono le cose più importanti della, tra le cose più importanti della nostra vita. Quindi sono dense, anche stare qui ad ascoltare, darsi il tempo, riflettere su di sé, tanta roba. Quindi vi ringrazio molto per l'ascolto.